Ciao, io sono Pasquale. In questo particolare periodo si sente spesso parlare di debito pubblico dei paesi dell'Unione Europea, in particolare del fatto che per questa pandemia non si vogliono emettere i cosiddetti Corona Bond o Euro Bond. E se devo essere sincero, prima di andare a preparare questo video, anch'io avevo e molto probabilmente ho tuttora una certa confusione quando si va a parlare di debito. Per una persona come me, piccolo hobbit calabro irlandese, il debito può essere un mutuo, può essere il prestito per la macchina nuova, un prestito per un corso particolare, insomma, e così via. Ne ho avuti tanti di debiti, ma insomma, non credo di essere mai arrivato ad avere 2.400 miliardi di euro. Ma al governo italiano, ma che cazzo di macchina si sono comprati? Io per una Prius ho sputato sudore e sangue. Vabbè, comunque, oggi cerchiamo di capire come nasce un debito nazionale e come è suddiviso quello italiano e anche come ha fatto ad arrivare così in alto nel tempo. Perché non è stato sempre così mastodontico. Prima di iniziare, come sempre, volevo ricordarti che in questo periodo di pandemia e quindi di lockdown è un'ottima attività sostitutiva allo yoga quello di iscriverti a questo canale, cliccare la campanella delle notifiche e lasciare un bel mi piace e condividere il video, oltre al fatto che in qualunque momento potessi anche andarmi a sostenere su Patreon. La nostra beneamata patria ha avuto nel proprio debito pubblico tante oscillazioni, delle montagne russe tipo di Euro Disney. Attualmente si trova fra il 134 e il 135% del prodotto interno lordo. Ma in pratica come si definisce e cosa si definisce il debito pubblico? Il debito pubblico di uno Stato, come ad esempio l'Italia, è il debito che questa nazione va a contrarre con dei soggetti economici, che siano esseri nazionali per cui della stessa nazione o esteri. Per cui relativamente al debito lo Stato andrà a contrarre debiti con banche, istituzioni nazionali, istituzioni estere, imprese o anche semplicemente con degli individui normali come me e te. Beh, normale io, vabbè, comunque. Questi debiti vengono contratti solitamente perché il gettito fiscale non è sufficiente a coprire tutte le spese interne del paese. Per cui alcune attività devono essere sostenute ed eseguite a debito o per cui, come si dice di solito, in deficit. Come si crea questo debito? Bene, i soggetti menzionati prima possono comprare sul mercato primario o secondario degli strumenti emessi dai governi, detti titoli di Stato in Italia, che in pratica sono le cosiddette obbligazioni governative o bond. Lo Stato emette le obbligazioni che possono essere acquistate con la promessa, appunto, da parte del governo di ridare indietro a una scadenza prefissata dall'obbligazione stessa il denaro. Alcune di queste obbligazioni sono dette a zero coupon, cioè senza cedola, e per cui alla scadenza della stessa corrispondono l'importo che è stato prestato dall'ente o dalla persona assieme all'interesse promesso. Altri danno a scadenza, solitamente annuale o semestrale, il diritto a una cedola. Non è un video che riguarda l'obbligazione, ovviamente, per cui non mi sento molto preparato ancora e per cui non mi soffermo molto, anche perché è un argomento che va studiato per bene. Ma il concetto è che questa promessa, la cedola annuale o il capitale a scadenza più un interesse, sono il debito che lo Stato ha. In quanto, oltre a dover garantire di restituire il prestito, cioè i soldi che sono stati prestati, il governo in questione deve anche essere in grado di avere la liquidità per corrispondere l'interesse pattuito con chi ha prestato i soldi. Il debito è di preferenza interno e per cui nazionale. Questo perché accade? Questo accade perché il denaro continua a rimanere nel paese di emissione dell'obbligazione. Quando invece si tratta di debito esterno, le cedole vengono in pratica pagate, date a un soggetto estero, riducendo così, se si può dire, la ricchezza interna del paese, la liquidità del paese. Oltre che ad azioni e obbligazioni private, anche le obbligazioni governative, per cui anche i debiti dei soggetti pubblici ha un rating. Questo rating mette in guardia i possibili investitori sulla pericolosità oppure la maggiore sicurezza del proprio investimento. I gradi di rating variano da agenzia ad agenzia, per cui non mi sto qui a soffermare sulle tipologie di rating. Magari potrebbe essere un'idea per un video apposito in futuro, ma diciamo che quando il rating è più alto, l'indebitamento a cui lo Stato va incontro è minore, in quanto, essendo l'investimento di per sé molto ma molto più sicuro, lo Stato in questione non andrà a corrispondere degli interessi molto grandi, anzi andrà a corrispondere degli interessi minori, o come nel caso di alcuni Stati, come ad esempio quello tedesco o americano, e in particolare quello tedesco poco prima della pandemia, addirittura vengono dati dei tassi di interessi negativi. In linea generale si può dire che quasi l'85% del nostro debito pubblico italiano è prevalentemente fatto di titoli di Stato e per cui di obbligazioni.
Altro fatto positivo è che fra il 60 e il 70% del debito pubblico italiano è detenuto a livello nazionale, per cui un pericolo di instabilità economica dovuto a titoli di capitali da parte di soggetti esteri è molto remoto, di quanto non si possa immaginare o pensare, anche se comunque è un pericolo che in realtà potrebbe sempre esserci. In Italia il debito è stato veramente molto ballerino. Se ovviamente andiamo a eliminare quei grandi passaggi storici come possono essere l'unificazione dell'Italia e del Regno d'Italia o le due guerre mondiali, dove ovviamente le spese necessarie erano sicuramente influenzate da fattori eccezionali. Nel resto della nostra Repubblica e della nostra storia repubblicana abbiamo avuto alti e bassi dovuti anche a cattiva gestione politica, ma anche a effetti di crisi economiche e finanziarie. Comunque, non siamo ai massimi storici in questo momento, ma il massimo si ottenne negli anni 20 durante la prima guerra mondiale, dove appunto il debito era salito al 160% del prodotto interno lordo, del PIL. A proposito, per i dati ti lascio alcuni link in descrizione dove puoi trovare anche tu queste informazioni che ho utilizzato io per realizzare questo video. Il debito molte volte in Italia è addirittura arrivato a scendere tantissimo, non solo per una migliore condizione economica e politica, ma anche perché entrava in funzione un aiuto portato avanti dall'inflazione. Durante il miracolo economico italiano, ad esempio, quello che arriva a cavallo, diciamo, fra gli anni 50 e gli anni 60, con il fatto che il nostro prodotto interno lordo andava a aumentare, anche il suo rapporto con il deficit, e per cui con il rapporto col debito pubblico, andava a migliorare. Infatti, in quegli anni si era addirittura riusciti ad arrivare attorno al 40% del rapporto fra debito e PIL, prodotto interno lordo. A proposito, se ti stai chiedendo per quale motivo si utilizza il prodotto interno lordo come denominatore di questa famosa analisi, il motivo è molto ma molto semplice. Si tratta in pratica di mettere in relazione il debito a quello che fondamentalmente è la ricchezza del paese, cioè la possibilità, o come si direbbe il nostro presidente del Consiglio attuale, Conte, la potenza di fuoco che la nostra nazione ha per poter coprire o ripagare i debiti. Per cui il debito nazionale di per sé non ha senso se lo si prende così com'è e se non lo si compara a qualcosa di riferimento. Come direbbe Trump, billions and billions, ma fondamentalmente questi vanno messi in comparazione con la ricchezza reale del paese in questione. Questo è uno dei motivi per il quale è molto importante avere un debito pubblico che sia molto basso o il più basso possibile rispetto al prodotto interno lordo del paese in questione. Infatti, la credibilità sui mercati finanziari è anche influenzata dal rapporto debito pubblico-PIL. Questo perché gli investitori vedono un paese più stabile quando riesce a tenere i propri bilanci sotto controllo, così come accadrebbe in una qualsiasi azienda privata sul mercato o come una qualsiasi persona, un buon padre di famiglia che tenta di portare avanti la baracca. Inoltre si creerebbe la problematica di rischiare un default e per cui non essere in grado di poter ripagare i propri debiti. Da un punto di vista economico questa è una tragedia perché andrebbe a compromettere lo Stato in questione. Non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista sociale, per cui dal benessere dei cittadini, il proprio welfare. Un'ultima problematica è quella legata al fatto che un eccessivo indebitamento porta a pagare anche un'eccessiva fonte di interessi e per cui si può limitare fortemente la crescita interna di un paese come ad esempio l'Italia. Per fare un esempio, l'Italia paga più o meno un anno di PIL di interessi ogni 20 anni circa. Che se su un arco temporale di 20 anni potrebbe sembrarti qualcosa di piccolo, se si vanno a vedere i numeri, cioè 1.700 miliardi di interessi in 20 anni, puoi capire che abbiamo tolto la possibilità al nostro paese di crescere molto, ma molto più rapidamente e nella maniera migliore di quanto non l'abbia fatto negli anni precedenti. Effettivamente questa cosa del debito è una cosa abbastanza complessa se si guarda il come viene gestito e come si crea. Ma la considero una cosa molto semplice se la si guarda in termini molto, ma molto generici. Servono più soldi di quanto se ne abbiano a disposizione e per cui si crea del debito. Detto molto semplicemente, bisogna mettersi nelle condizioni di portare il debito e il suo rapporto sul prodotto interno lordo a termini che siano fondamentalmente gestibili. Ma io non sono né un esperto, di economia, neanche un economista o un ministro delle finanze. Sono, come puoi ben capire dai miei video, un giullare del web che cerca di imparare tutti i giorni nuovi argomenti in ambito economico e finanziario. Lasciami un commento qui sotto e fammi sapere cosa ne pensi anche tu del debito italiano o del debito in generale e qual è la tua opinione in merito. Se
Se il video ti è piaciuto, per favore distruggi il pollice in su, iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche. Per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!